Grazie. Devo dire in premessa, e poi svolgerò alcune considerazioni, che data la presentazione di questo comma da parte del relatore non posso non fare. Dico in premessa che il mio gruppo consigliare e io stessa siamo d'accordo sulla firma che il segretario Morganti, salvo un paio di distinguo che poi dirò, ha posto, quindi non il governo, il segretario Morganti ha posto all'accordo con la Santa Sede, preferendo di gran lunga il progetto di legge all'accordo stesso, che ha delle piccole differenze, diciamo, rispetto all'accordo, perché conveniamo e quindi voteremo a favore della ratifica di questo accordo. Perché anche noi riteniamo, un po' come diceva anche il collega Santolini adesso, l'importanza, che sia assolutamente importante la dimensione che in qualche modo anche attraverso, non solo attraverso, ma anche attraverso l'istituzione di questa cattedra vada percorsa all'interno dei nostri istituti scolastici. Quindi, anche perché c'è tutto poi un ragionamento dietro che alcuni di voi hanno già fatto, magari con punti di vista anche diversi dal mio, c'è un ragionamento anche sul ruolo dello Stato, ovviamente, quando si tratta di certi argomenti. Ma siamo assolutamente d'accordo perché questi sono insegnanti che partecipano quindi all'attività scolastica alla pari degli altri insegnanti, quindi il loro ruolo all'interno della scuola è assolutamente parificato, e anche perché questa non è una vera stabilizzazione, quindi io adesso entrerò invece nel merito delle cose che ha detto il segretario Morganti, in parte per precisare un po' meglio dal mio punto di vista ovviamente, ecco, e in parte anche per dire che su certe affermazioni non concordo. Allora, non è una vera stabilizzazione perché si riconoscono degli istituti normativi e retributivi, questo lo dico anche per chi ha detto che è contrario, insomma, istituti normativi e retributivi, diciamo così, riconosciuti agli altri dipendenti che operano nel settore scolastico. Si poteva discutere effettivamente se la indennità di funzione fosse da riconoscere in relazione al fatto che in tutti gli altri casi in cui il dipendente non è in organico nel settore pubblico allargato, l'indennità di funzione non la percepisce. Non si può dire che, siccome è stata fatta la stabilizzazione per gli altri dipendenti, si doveva fare anche questo. Questa è una giustificazione, appare, diciamo, può apparire come una giustificazione che il segretario Morganti porta a questa decisione, ma le cose stanno assolutamente in modo diverso, e ho piacere che mi devo trovare in questa occasione a precisare questa cosa, perché mi riallaccerò anche a alcuni discorsi fatti nella legislatura precedente. Allora, ci sono profonde differenze, no, di statuto ordinamentale tra questi dipendenti e altri dipendenti del settore pubblico allargato, compresi gli insegnanti, perché appartengono al cosiddetto allegato F, non l'ho ancora sentito nominare, ma è assolutamente importante, la Bronzetti, giusto. È assolutamente importante precisare questo, cioè l'allegato F disciplina il rapporto di lavoro di figure che sono state selezionate sicuramente in modo che oggi dovrebbe essere aggiornato, quindi su questo concordo, ma che non entreranno mai in un rapporto di organico con la pubblica amministrazione, ed era l'unico, diciamo, organico, chiamiamolo così, separato, che non faceva conseguire la stabilità del rapporto. Questo ovviamente non è che l'accordo fa conseguire la stabilità del rapporto, ribadisco, in questo bisogna assolutamente dare atto al segretario e al governo. Allora, l'allegato F per forza prevede rinnovi annuali, ma non come scritto nella relazione con una sorta di nulla osta, perché la graduatoria, diciamo, l'elenco degli insegnanti di religione non è formato sulla base di graduatorie formate alla luce di quanto prevede una legge dello Stato. E quindi, mentre altri insegnanti, l'ha già detto la collega Bronzetti, ma anche altri dipendenti,
competono con i loro pari, diciamo, all'interno delle liste di collocamento con dei requisiti fissati per legge, qui non è così, lo sappiamo benissimo. Per cui vorrei anche far presente che nella stabilizzazione avvenuta nella legislatura precedente non sono entrati tutti i dipendenti che avevano gli anni di anzianità o i punteggi previsti, perché i convenzionati, ad esempio, non sono entrati. La stabilizzazione dei precari interni non è avvenuta per chi aveva conseguito livelli superiori con una delibera del Congresso di Stato, ma solo per chi aveva risposto a un interpello, quindi quando uno si è messo alla pari con altri. Ho piacere di dire queste cose, segretario, perché lei nella precedente legislatura, da giornalista, senza firmarsi apertamente, perché non l'ha mai dichiarato apertamente, ha un giorno sì e l'altro pure fatto la guerra alla stabilizzazione, dicendo cose che non erano vere, senza mai avere la faccia di distinguere la notizia dal commento e senza dire qui in aula, dove tutti i gruppi, compresi quelli di opposizione, compreso il suo, erano d'accordo di fare la stabilizzazione, che lei non era d'accordo. Allora, ognuno di noi si deve prendere la responsabilità, secondo me, di dire quello che pensa o se no di stare zitto. Non di nascondersi dietro alle finte lettere firmate o una testata giornalistica. Questa è una delle cose che io ho sempre contestato. Il commento deve essere separato dalla notizia, ognuno deve prendersi le responsabilità di quello che dice o che scrive, qui in aula come sui giornali. Allora, oggi diciamo che questo passaggio che lei fa in Consiglio Grande Generale è una sorta di legge del contrappasso, perché credo che questo accordo sia stata la prima firma che lei abbia apposto nelle vesti di segretario di Stato. Io credo che l'accordo si dovesse fare, quindi io da questo punto di vista le esprimo la mia solidarietà anche rispetto ad interventi precedenti, però bisogna essere precisi e chiari, perché non si fa l'equità facendo di tutto un erbo un fascio, si fa l'equità distinguendo le situazioni, quelle meritevoli di riconoscimento da quelle non meritevoli, che poi non voglio dire, cioè i convenzionati ad esempio dell'università, che sono anni e anni e anni che hanno un rapporto convenzionale, forse avrebbero dovuto essere stabilizzati come gli altri, per motivi umani, come posso dire, anche di tutela del lavoratore. Però i presupposti di ingresso nella pubblica amministrazione erano stati presupposti ad personam. E quindi, come in tante altre situazioni, IS, ma anche altri convenzionamenti, borse di studio, eccetera, che ci sono state, a differenza di quanto era avvenuto in passato, avendolo io contestato dai banchi dell'opposizione negli anni precedenti, non è stato fatto perché casomai si deve andare a valutare come regolamentare meglio quei tipi di rapporto, anche alla luce di un diritto che il lavoratore comunque deve poter maturare anche nell'amministrazione, così al tempo indeterminato, così come lo matura nel settore privato. Una cosa in particolare poi vorrei dire, volevo dire una cosa, nella legge non c'è, e mi riferisco a quell'appunto che avevo fatto all'inizio dell'intervento, non c'è una norma che invece è prevista nell'accordo, cioè il riconoscimento del diritto di aspettativa per motivi familiari. Per la malattia di un familiare, chiedo scusa, perché c'è nell'accordo, non è previsto per gli altri dipendenti, infatti nella relazione che accompagna l'accordo c'è scritto questo non potrà avere, diciamo, attuazione in quanto non esiste questo tipo di norma per nessun dipendente, quindi attenzione, lì c'è un impegno con la Santa Sede, se dopo non l'avete messo nella legge avete fatto molto bene. Però lei ha firmato anche questo, così come anche l'impegno di concordare con la Santa Sede le questioni legate all'insegnamento della religione cattolica, a me non sembra molto appropriato, perché un conto è, come diceva Santolini, riflettere in un atteggiamento, diciamo così, laico, che non vuol dire essere contro la Chiesa, ma anzi, voglio dire, avere il massimo rispetto e poter, diciamo, confrontarsi ognuno
rispettoso del ruolo dell'altro e sapendo però anche cosa chiede il ruolo che ciascuno esercita. Dicevo, un conto è dire, come diceva prima il consigliere, e un conto è dire qualunque cosa faremo in questo senso, prima lo valutiamo con voi. Non è proprio la stessa identica cosa, ecco. Mi rendo conto che sul piano pratico poi alla fine comunque c'è a monte, perché bisogna dire anche questo, a difesa poi anche di questi interventi che si fanno in accordo con la Curia, c'è a monte un accordo più ampio, quindi non mi addentro a fare né filosofia né storia né eccetera, ma c'è un accordo più ampio che prevede appunto i rapporti dello Stato di San Marino con la Chiesa, con la Santa Sede, e quindi all'interno di quello ovviamente poi si muovono anche i particolarismi, gli interventi più di dettaglio che si devono fare. Quindi io vorrei ribadire a chiusura di intervento che noi siamo assolutamente d'accordo e voteremo a favore di questo accordo. Ci piace anche di più la legge, come ho già detto prima, perché toglie, non presenta, diciamo, l'errore che è contenuto, o l'eccessiva concessione, perché c'è anche un po' questo atteggiamento, che ha ragione secondo me qualcuno che mi ha preceduto, cioè non si può ad un certo punto diventare stranieri a se stessi, ecco, anche questo non è ammissibile, nel senso che almeno, voglio dire, le cose si dicono come stanno, non si vanno a cercare, lei se un po' il segretario, le chiedo scusa, ma se le va a cercare le critiche, perché è stato come tutta una giustificazione richiamando non so quali massimi sistemi, quali massime considerazioni, e poi ripeto, da me se lo doveva aspettare prima o poi, e poi mi sembra di essere stata molto meno cattiva di quanto non lo sia stata lei per ben più lungo tempo.